L'economia si ferma, la mafia si attiva. È nei buchi dello Stato che la criminalità trova spazio e consenso, si infiltra nel tessuto sociale, soddisfacendo i bisogni primari, e lo fa con più forza durante la crisi pandemica. Ammasso le prime minacce di assalti ai supermercati, con Cosa Nostra sullo sfondo, uno spiraio diventato in poche settimane voragine, dove si sarebbe inserito Giuseppe Cusimano, arrestato martedì in una retata allo Zen. Secondo la DDA di Palermo, avrebbe organizzato la distribuzione di pacchi di spesa tra i casermoni. Lì si è creata, come dire, una sorta di competizione tra lo Stato, che ha cercato di fare avere forniture alimentari, altri tipi di sussidi, e una mafia che ha un forte radicamento popolare nel quartiere, che ha cercato di dare risposta a bisogni elementari di sopravvivenza in tutti i modi possibili. Non è solamente nel degrado dello Zen che la mafia cerca di sostituirsi alle istituzioni. Anche in altri quartieri si sono verificate delle situazioni simili che si sono manifestate anche nel passato, prima del Covid. Il Covid ha drammatizzato la situazione di povertà in cui versano tanti quartieri, dallo Zen all'Arenella al Borgo Vecchio. Dai palazzi, non solo quello di giustizia, ci si attendono risposte e contromisure a questo nuovo welfare mafioso che si sta affermando anche in altre parti d'Italia.